Ciao a tutti e ben ritrovati in questa nuova puntata sul ripasso, quindi per la maturità. Settimana scorsa avevamo parlato del decadentismo, oggi voglio parlare di Baudelaire, che si inserisce quindi nell'elemento del simbolismo come massimo esponente. Allora, Baudelaire nasce a Parigi nel 1821 e muore in Belgio nel 1867. Lui proviene da una famiglia aristocratica, ma sin dall'infanzia diciamo che sperpera il patrimonio e quindi la famiglia, per cercare di rimetterlo diciamo sulla giusta carreggiata, lo costringe a fare un viaggio in India. Nonostante questo però Baudelaire arriva a metà strada e torna indietro. Questo viaggio però lo aiuta perché risveglia in lui proprio la sensazione, la meraviglia dell'esotico, che poi lo aiuterà poi, sarà anche appunto diciamo spunto di riflessione e anche di indagine per le sue poesie. Abbiamo poi, dopo il viaggio, il padre muore, quindi lui eredita tutto il patrimonio di famiglia, che sperpera vivendo come un dandy, quindi come un esteta, che era un altro elemento che si diciamo inseriva benissimo nel contesto del decadentismo, sia il simbolismo che l'estetismo. Allora, Baudelaire quindi si dedica alla poesia simbolista. I Fiori del Male, che è la sua diciamo più grande opera, la prima edizione esce nel 1857 con 100 poesie divise in 5 sezioni, di nome Slippe Ideale, I Fiori del Male, La Rivolta, Il Vino, La Morte. Però l'opera sin da subito diciamo subisce una condanna per le immagini macabre che comunque contenevano le sue poesie e di conseguenza lo costringo a eliminarle, quindi esce con una seconda edizione nel 1861 dove sostituisce quelle poesie che erano state definite insomma oltraggiose, inserendo una nuova sezione chiamandola quindi Quadri Parigini. Allora, andiamo nello specifico a vedere tutte le sezioni che cosa vogliono e stanno a significare. Allora, noi sappiamo che I Fiori del Male è proprio il titolo dell'opera, ok? Però la prima sezione è Slippe Ideale, cioè praticamente è quello stato quindi di depressione cupa che era solito, diciamo, pervadere tutti gli intellettuali che appartenevano quindi alla corrente del decadentismo. Quindi un disgusto per la società in cui si vive e dallo slip quindi che l'autore cerca di scappare per immergersi invece in ciò che è ideale, quindi perché la vita era vista come qualcosa di negativo. I Fiori del Male, quindi questa seconda sezione che poi da cui prende poi il nome tutta l'opera, sono quindi fiori che sono comunque elementi di solito associati alla purezza, sono invece accostati a un elemento con caratteristiche negative perché è i fiori del male. Quindi qua è proprio un'operazione simbolista. Le altre tre sezioni abbiamo visto la rivolta, quindi sempre fa riferimento alla ribellione per questi ideali che non venivano condivisi, il vino, quindi l'uso di alcol per poter diciamo indagare meglio le possibilità della vita, la morte quindi inteso proprio come percorso di decadenza, quindi cioè un simbolo di decadenza, e l'ultimo la sezione Quadri Parigini che era stata poi inserita dopo la censura. Quindi qua fa emergere lo squallore della vita industriale, quindi non solo decadenza morale ma proprio anche a livello ambientale. Allora, diciamo che su Baudelaire non c'è nient'altro da dire, però volevo farvi vedere il mio piccolo schema che è qui. Praticamente io su Baudelaire ho scritto solo questo, mettendo solo i nomi delle 5 sezioni della sua opera, perché sono le più importanti. Poi in teoria attraverso i nomi diciamo di queste sezioni viene poi naturale fare gli accostamenti, insomma pensare all'alcol, se abbiamo detto che era un elemento importante durante il decadentismo per andare a cercare al di là del materiale, insomma facendo un collegamento ci si può anche arrivare. Volevo però, già che ci sono e ne approfitto, leggervi una poesia di Baudelaire, perché mia madre mi ha regalato il suo libro I Fiori del Male, tutte le sue poesie l'anno scorso per Natale, perché sapeva che era un argomento che avrei dovuto affrontare a livello scolastico e quindi ha deciso di regalarmelo. Questo è edito dalla Newton Company Editori. E allora, sentite qua, Gloria e lode a te, Satana, nell'alto dei cieli ove regnasti e nel profondo dell'inferno ove vinto sogni in silenzio. Fa che un giorno la mia anima riposi accanto a te, sotto l'albero della scienza, quando sulla tua fronte, come nuovo tempio, si spanderanno i rami.
Io quando sinceramente ho letto questa poesia sono rimasta comunque scioccata, cioè sono rimasta veramente a bocca aperta, non so voi cosa ne pensiate, ma io sono rimasta scioccata perché una preghiera, un ode a Satana non l'avevo veramente, cioè non mi era mai capitato, nel senso per i generi letterari che leggo io non mi era mai capitata una cosa del genere, quindi potete immaginare la mia meraviglia quando invece mi sono trovata a leggere un ode a Satana. È stato comunque una rivelazione. Perché nonostante sicuramente siano poesie che sicuramente in quei tempi erano considerate da censurare, non lo metto in dubbio, come ancora oggi comunque potrebbe urtare la sensibilità religiosa di molte persone, io non lo metto in dubbio, però comunque in quei pochi versi c'era chiuso proprio tutto il significato del decadentismo. Cioè andare proprio contro quegli ideali che erano tipici della civiltà borghese, che comunque erano talmente in decadenza, talmente distrutti, che poi comunque non erano veramente, diciamo, puri, erano già contaminati da tutto quello che c'era intorno, anche dall'industrializzazione stessa, perché sappiamo che durante la seconda metà dell'Ottocento c'è stata anche la seconda rivoluzione industriale, quindi sicuramente le cose a livello proprio industriale sono cambiate moltissimo rispetto comunque ai secoli precedenti. E questa è una cosa che mi affascina tantissimo, non so voi, però anche solo leggere questa poesia mi ha aiutato a entrare proprio nella mentalità dei poeti maledetti, quindi dei poeti che appartenevano, e soprattutto anche agli autori che appartenevano alla corrente letteraria del decadentismo. Per oggi vi abbandono, lo so che non ho spiegato tantissimo, spero che vi possa bastare, se così non fosse fatemelo sempre sapere nei commenti perché posso sempre fare un video aggiungendo altre informazioni, ma è il mio compleanno e quindi nonostante non posso uscire e andare a festeggiare con le amiche ho deciso di festeggiare a casa con la mia famiglia e quindi niente, vi lascio, vi auguro buona continuazione, buona giornata, ciao a tutti! I never made it.